Nata per vincere, potrebbe calzare perfettamente come titolo per un film di cassetta, ma la celluloide in questo caso interessa solo per immortalare i protagonisti della forsennata corsa che avrà inizio il 20 settembre e che si porrà un unico obiettivo, la serie C1. Il neonato Venezia Mestre, che dovrà unire sotto una sola bandiera i blasonati neroverdi e i baldanzosi arancioni, ha presentato vecchi e nuovi atleti stamane al motel Agip. Ed il nuovo trainer, Ferruccio Mazzola, non intende certo nascondere gli ambiziosi propositi della vigilia. Sono tutte le premesse per soddisfare sia il presidente che ha voluto questo tentativo di grande squadra, sia i tifosi che magari in questo momento sono ancora un pochino così sbigottiti da questa fusione, ma le nostre intenzioni sono di far dimenticare al più presto questi piccoli dissapori e creare una squadra unica che vada bene per tutti. Appunto, lei che circa 20 anni fa ha già vestito la casacca nero-verde, pensa siano piccoli dissapori o possono appunto essere superati col tempo? No, io credo che debbano essere superati anche perché ciò che sta facendo Zamparini è di grande importanza. Il mio pensiero, abbastanza così semplicistico, è che è più giusto avere una grossa squadra che un domani possa centrare obiettivi importanti che non magari due squadre che vivacchiano fra l'interregionale e la C2, e questo è un tentativo coraggioso che merita secondo me di essere aiutato. Amato ed odiato senza vie di mezzo, il Venezia Mestre accomuna i suoi potenziali sostenitori nella curiosità che suscita la novità. Appuntamento dunque al Baracca nei prossimi mesi per verificare la volontà di Zamparini di portare la super squadra lagunare a traguardi più consoni ad un bacino che ha sicuramente fame di gran calcio da vivere come protagonista.